Genova è un capitolo chiuso? Genova è stata e rimane una delle pagine più brutte della storia del nostro paese, io direi la peggiore dalla fine della seconda guerra mondiale ad oggi. Per quello che è accaduto, migliaia e migliaia di persone picchiate, massacrate di botte e centinaia di persone torturate alla Diaz, a Bolzaneto, senza parlare dell'assassinio di Carlo. E in una situazione dove i due processi che si sono conclusi, la Diaz e Bolzaneto, pur di fronte a una ricostruzione dei fatti precisissima, realizzata dai pubblici ministeri, quando hanno sanzionato qualcuno, hanno afflitto delle pene a qualcuno, hanno colpito semplicemente alcuni degli esecutori materiali, ma senza individuare alcuna responsabilità penale nella catena di comando dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia. Ma l'assenza di giustizia si aggiunge qualcosa che ci deve far vergognare come italiani, e cioè il governo è ricorso in appello per evitare di pagare un misero risarcimento a quelle persone che hanno avuto la loro vita rovinata all'interno della Diaz di Bolzaneto. A noi rimane il fatto di essere riusciti almeno a smontare quella versione che voleva dare il governo subito dopo i fatti di Genova, attaccando e dando tutta la colpa al movimento, con le migliaia di fotografie, di filmati e con la ricostruzione precisa che hanno fatto i pubblici ministeri. Oggi qualunque cittadino italiano abbia voglia di sapere, può sapere in modo chiaro di chi sono le responsabilità di quello che è accaduto. E anche le sentenze non hanno individuato le responsabilità penali dei singoli, dei vertici della polizia, però nei dispositivi conclusivi dei processi si dice che quello che è avvenuto è quello che hanno raccontato le vittime. Più nessuno nega le torture e le violenze commesse dalle forze dell'ordine a Bolzaneto e alla Diaz. Non dimentichiamoci che il Parlamento europeo nel 2002 ha votato a stragrande maggioranza un documento di condanna dell'operato del governo italiano. E peraltro le cancellerie di tantissimi paesi europei avevano formalizzato le loro proteste al governo Berlusconi. Anche questa richiesta di giustizia e di rispetto dei diritti che è venuta dall'Europa è stata totalmente inascoltata dalle istituzioni italiane.